Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questo epico episodio dal colore di retro computing. Questa brevissima puntata parleremo dei segreti di Macintosh, ossia di una serie di comandi imposti da tastiera che sono validi per tutti i Macintosh della famiglia 68000 oppure PPC RISC. Sono segreti di Macintosh che ogni computerista deve conoscere se vuole addomesticare qualsiasi Macintosh motorizzato dalla famiglia 68000 oppure dai microprocessori PPC RISC, utilizzando ovviamente macOS Classic. Come catturare la videata Macintosh? Ecco, i Macintosh dell'epica epopea Motorola quanto PPC RISC non hanno mai avuto il tasto stamp della tastiera, tantomeno il tasto, anche se c'era, praticamente non funzionava per catturare la videata, ma invece per catturare la videata di tutti i Macintosh con sistema macOS Classic si doveva premere la combinazione di tasti Mela più Shift più 3, quindi Mela Shift 3. Raramente poi poteva capitare che fosse stato necessario ripulire o refresciare la RAM per zappare la RAM facendola tornare a valori di default. Occorreva riavviare la macchina e poi tenere premuto la combinazione di tasti Option Mela P R. Se c'era qualche applicazione che bombava il Macintosh frizzandolo, dal macOS 7.1 in poi il multitasking fu fortemente migliorato e prima di essere costretti a riavviare la macchina si poteva tentare di recuperare la situazione imponendo l'uscita coatta dall'applicazione e il ritorno al Finder. Questo era possibile invocarlo con la combinazione di tasti Mela Option Escape, ossia. La combinazione di tasti classica invece per Macintosh per il reset era Mela Control e tasto di accensione. Questo produceva lo stesso effetto della chiamata del riavvio dalla macchina dal menu finestrato. C'è stato un tempo lontano, anzi lontanissimo, in cui quando mamma Apple produceva software come adesso, ma comunque all'epoca richiedeva specifiche ferree agli sviluppatori del software Macintosh in modo da stare attenti per non creare conflitti software. Tuttavia alcune estensioni potevano indurre bombe e conflitti. Un sistema per risolvere questi fastidiosi problemi era rimuovere l'estensione incriminata. Ma come trovare l'estensione dannosa che creava conflitti dentro un mare di estensioni? Facile. Appena installato il macOS Classic, si entrava in cartella sistema, dentro cartella e poi estensioni, si selezionava tutto quello che c'era in cartella estensioni e gli si dava un colore, di solito il blu. I più vispi a volte facevano anche il drag and drop del cartella sistema su una cartuccia zip, Cyquest, oppure tutto quello che c'era nella cartella estensioni, in modo da avere un backup già pronto e rapido. Comunque, a parte questo, le successive estensioni introdotte a ogni applicativo installato successivamente sopra il sistema operativo, di solito poi si ritrovavano sempre dentro cartella sistema, dentro cartella estensioni e si trovavano chiaramente di un colore diverso rispetto a quello che era stato selezionato per il sistema operativo. Quindi si selezionavano le nuove aggiunte e gli si dava un altro colore, un colore diverso appunto da quelle relative da quelle delle estensioni del sistema operativo classico. In questo modo, l'ultima estensione installata, se mai fosse capitato, sarebbe stata quella che potenzialmente avrebbe potuto creare dei conflitti. Ed era facile da stanare, perché in caso di conflitto mortale si riavviava la macchina, si teneva il tasto Shift premuto e quindi in questo caso si riavviava la macchina disabilitando tutte le estensioni
e caricando solo il sistema operativo minimo. Poi si andava in cartella sistema, dentro cartella poi estensioni, e si trovava al volo l'ultima estensione installata, che chiaramente era di un colore bianco e non era e non aveva appunto gli altri colori delle altre estensioni che invece erano state già testate e valutate, quindi si erano dato un colore praticamente sicuro in modo da trovarle al volo in modo manuale. Poi sporadicamente tutti i Macintosh sugli archivi a volte necessitavano della ricostruzione della scrivania. Questo lo si imponeva chiamando il tasto del riavvio e poi durante il riavvio tenendo premuto i tasti Option, Mela. Infine, udite udite, è impossibile imporre al Macintosh di bootare dalla prima periferica SCSI Codide che non sia il disco fisso di default. Questo vale per tutti i PowerPC. Quindi riavviando la macchina e mettendo un CD-ROM di macOS, nel CD-ROM è possibile bootare da CD-ROM e non dal disk, semplicemente durante il riavvio tenendo premuto il tasto C. Invece per tutti i Macintosh della famiglia Motorola, quanto per tutti i Macintosh della famiglia PowerPC, è possibile imporre il boot di sistema dalla prima periferica IDE o SCSI contenente una cartella sistema efficiente e funzionante, escludendo però il sistema della cartella sistema presente nel disco fisso interno. Quindi se avete un hard disk SCSI esterno oppure una cartuccia ZIP oppure una cartuccia SyQuest, potete costruire una cartella sistema di booting da un hard disk rimovibile oppure esterno e poi eventualmente, se vi dovesse occorrere, imporre al Macintosh di bootare dal disco fisso esterno oppure dalla cartuccia rimovibile, ignorando il quanto c'è sull'hard disk interno. Come si fa a fare tutto questo? Udite udite udite, si può imporre appunto il boot di sistema dalla prima periferica, che sia IDE o che sia SCSI non importa, purché contenga una cartella sistema valida, escludendo però il disco fisso interno che verrà comunque in ogni caso ignorato. Come si fa questo? Si chiama il riavvio e poi dopo si preme la combinazione di tasti Mela, Option, Shift, Delete. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.